Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in gioielleria. Eccoci qua dall'amico Giacomo, il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio, la cosiddetta baracchetta degli orologi, come sapete, no? Qua è pieno di scimmie qua. In tutte le vetrine c'è nascosta dietro una scimmietta che vi fa l'occhiolino e vi dice prendete questo qua, prendete questo qua. Questo è poco ma sicuro, vero Io Piero? sono qua. Lui c'è la scimmietta, c'è un gorilla, lo scimpanzé. Però c'è lo scimpanzé, quelli di quelli un pochino non venuti tanto bene, perché gli orologi che sceglie lo scimpanzé suo sono veramente obbrobriosi, questo è poco ma sicuro. Perché abbiamo anche l'amico Piero. Cosa sei venuto a fare qua, Piero? A portare lo A scimpanzé. portare lo scimpanzé che lo aiuta a leggere le domande. Oh. Pensate che non ha voluto nemmeno la bottiglietta d'acqua offerta dalla casa perché lui non ha bisogno, lui non gli si impasta la voce, lui legge come un treno. Chiaramente le domande le avete fatte voi, me le avete postate su Instagram, no? Seguite anche l'account Instagram di Contatori del Tempo che vi divertite. E adesso il nostro amico Piero ce le legge e noi ve le esponiamo qua. Capito? Vai. Andrea, ciao a tutti, vorrei vedere come veste al polso lo Zenith Defy Diver. The Five, lo Zenith The Five, perché abbiamo già iniziato. Ora io mi devo il mio bellissimo Longines Legend Diver con il cinturino in canvas. Bello, bello il canvas. Lo so che è bello. Lo devo togliere, ragazzi, quindi tieni questo qua, te Giacomo, che è il tuo. Non ti Dove l'hai piace? preso quel canvas lì? E indovina? E indovina? Dal mio amico John Coustraps. Guardalo lì, là. Però ora mettiamo questo qua che invece ce l'ha in caucciù. Esiste anche braccialato questo, no? Allora, l'orologio viene venduto con tre, addirittura due cinturini e un bracciale. Nella confezione, eccolo qui, si fa vedere amici a casa. Quindi praticamente questo qua è tessuto anche Sì, questo. questo qui è un tessuto, poi abbiamo il bracciale. Il classico Sì, tra bracciale. l'altro è un bel bracciale molto sottile, poi se vogliamo lo possiamo far vedere anche montato, e perché hanno lo sgancio rapido, sicché toglierli e metterli è veramente un millesimo di secondo, e poi ovviamente il cinturino tecnico che è quello che ha montato Oh, questo l'orologio. qua è praticamente il nuovo diver di casa Zenith che per anni, non so se almeno un lustro, almeno 5 anni, più di 5 anni, sarà 10 anni che non hanno un diver in Sì, è collezione. tanti anni che non E finalmente inseriscono. hanno fatto il revival che riprende direttamente quello degli anni 70 e questo qua che è su cassa Zenith Defy, come abbiamo messo lo Sì. tempo, che sono. Ecco, io questa qua è la prima volta che lo tocco con mano e devo dire che insomma la qualità è. C'è anche la valvola dell'elio. Sì, sono due colorazioni, il nero e il blu, per il momento ovviamente, sono appena usciti, li abbiamo ricevuti da pochi giorni. Con il Ryu Orange che fa tanto Sì, professionale. no, l'orologio è molto bello, un diver molto elegante, ovviamente, visto anche il prezzo che costa, ovviamente deve essere un orologio del segmento lusso, non può essere l'orologio per andare a Non fare l'arzella, ecco, cioè adesso. è l'entry level, dai. Matto. Ah, Ok. ok, Poi bello con le l'occhiolino. chiusure è una certa avversità, Eh sì, calibri di manifattura, adesso di preciso. già che lo fai vedere nella parte sottostante c'è quel piccolo dente che non è altro che il pulsantino dello Questo? sgancio rapido, serve ovviamente per togliere velocemente il bracciale. Vedo che l'avversità non l'hai solo nella chiusura, ma anche tutto quello No, eccolo che qua, si è fa parte del tolto. bracciale. Si è tolto, si è tolto. Simpaticamente, così, Sì, tac e tac, ritorno. e si Bello. rincastra. Eccolo qua, il nuovo Zenith Defy Diver, è bellissimo, tanta roba. Antonello, i 100 metri del Longines Conquest permettono che l'orologio possa essere portato al mare? Sì, 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 certo. chiaramente non è però, cioè, i 100 metri di impermeabilità vanno bene, ci puoi fare il bagno al mare, io non ce lo porterei perché non è nello stile, poi se ti capita di andarci perché ce l'hai già al polso, devi andare al mare, ci vai tranquillamente, ci fai il bagno, però. Allora, diciamo che in questo caso, e sono rari questi casi qui, è un 100 metri corona Sì. vite, va detto, sicché ovviamente la corona vite è una garanzia ulteriore, ovviamente la tenuta in impermeabilità, se con andare al mare intendi il bagno in superficie, il tuffetto non carpiato ovviamente da 5 metri, vai tranquillo, non ci sono problemi.
Mimmo, ciao a tutti, complimenti per il canale e soprattutto all'amico Piero per la sua competenza con gli orologi meccanici. Eh certo. Potreste mostrare qualche modello interessante di orologio in titanio o altri materiali per gente come me allergica al nickel? Grazie mille. Abbiamo qualcosina qua, no? No, a parte che i buoni orologi, il titanio è un orologio a prescindere costoso, sicché con la stessa cifra puoi comprare degli orologi in acciaio, nell'acciaio, soprattutto gli acciai, quelli di qualità, delle marche buone, non dovresti avere problemi a livello di nickel, non no? So, non sono... Comunque, ora ho fatto una piccola selezione, manca ovviamente tanto, manca all'appello uno dei più interessanti che secondo me è il Mid Ocean Star, per chi volesse uno sportivo, nella versione in titanio. Se volete qui c'è la verde che è in acciaio, però esiste anche il corrispettivo in titanio, secondo me è un orologio per fascia prezzo e caratteristiche molto molto appetibile. Qua in titanio abbiamo anche tre diversi livelli di prezzi e tre diversi sì. brand, cioè abbiamo anche il micro brand, noi abbiamo il Lince di Gruppo Ardito, tutto in titanio, con il suo bel bracciale anche con i finali dritti proprio, che è abbastanza tool watch, ormai li conoscete, sono fatti in questo modo così particolare, con un design tutto loro. L'Hamilton Cakefield, questo qua è da 42, no? Così. Quello lì è da 42, esiste la stessa versione identica da 38. E giustamente l'amico a casa non ci ha specificato tipologia dell'orologio, no. dimensioni dell'orologio, che abbiamo preso diverse tipologie di prodotto anche da diverse fasce di prezzo e abbiamo fatto una proposta. Se ovviamente poi quando fate domande siete il più specifici possibile, riduciamo la selezione e possiamo farvi vedere magari qualcosa più in linea col vostro gusto. Che comunque gli orologi in titanio solitamente sono sportivi, perché un dress watch in titanio io non ha l'ho poco mai senso. Sono quelli che dovrebbero essere più pesanti per alleggerirli, no? Sì. Tecnici come il Tutima, ad esempio, che non è un diver vero, vero e proprio, non ha la ghiera girevole, però è sicuramente un orologio da immersione sportivo, così come non ha la ghiera girevole il Gruppo Ardito, qua il Lince, però sono orologi... Il Lince è quanto è? 1000 metri? 1000 metri, sì. Certo. 1000 metri, questa è la versione braccialata, poi sapete che avete tutte le varianti con la gomma, potete allestire qualsiasi tipo di cinturino in alternativa. Ma c'è anche Zin che fa dei begli orologi in titanio, no? Fa Zin, fa dei begli orologi in titanio. Diciamo che si trovano tanti prodotti su diverse tipologie di orologi, da capire quale è in linea col gusto. Il meno tecnico è diventa il Cakefield. Sì, che tra l'altro però è un 100 metri sì. senza la corona a vite, sicché... rispetto a quello che abbiamo visto prima del Conquest è un pochino più limitato. Tra l'altro il vetro è più sottile, va proprio a bordo cassa, sicché ecco, questo è un 100 metri ma con un'impermeabilità dove io farei un pochino più di attenzione. Il Conquest che abbiamo visto prima invece permette è un pochino più versatile come tipo di orologio. Christian, ciao a tutti, è possibile vedere il Villervetta Heritage da 39 mm color argento al polso? Pensate sia solo un orologio elegante o possa adattarsi a più situazioni? Orologio elegante che si può adattare a più situazioni, track fregati tutti. Sicuramente col quadrante silver, sì, col quadrante silver è il più elegante di tutti, perché se lo prendi ora l'hanno fatto anche colorati, vero? Se prendi quello col quadrante nero, un pochino che più il fermo della chiusura, o un pochino quelli colorati o col quadrante nero, sono meno eleganti di questo, però sì. Però io lo userei anche come everyday watch. Oddio. Io invece avrei una domanda, no? Tu c'hai la domanda. Sì. Allora, può essere usato solo come orologio elegante oppure anche in altre situazioni? Quali potrebbero essere le altre situazioni? Andare a fare la spesa. Andare a fare la spesa. Perché è un problema. Ma perché te non puoi fare la spesa con eleganza? Sì. Allora vedi, scusa. No, ma noi appassionati ci incistiamo su queste situazioni particolari. Cioè, guarda qua, sì. Al polso come sta? Sta bene. Io con questo ci andrei a raccogliere anche i funghi. Bravo, le cappelle, vero? Dai, insomma. Sta bene. Cosa vogliamo dire di questo orologio? Che adesso hanno cambiato il calibro, invece che il Selite SV200 mi sembra hanno messo... È chiuso il fondello è chiuso. Diciamo che è un dress watch poco everyday, sì. perché comunque sia l'everyday consiste nell'affrontare tutte le tipologie di situazioni,
qui alcune situazioni sinceramente scanserei, siamo nel periodo estivo, al mare io non ci andrei con questo orologio qui. Ma neppure, ma neppure in montagna, ma neppure a fare un'escursione, scampagnare. Neanche a fare i funghi, ecco, anche, queste cose. No, quello proprio, funghi. Funghi li prende Piero. Sì. E allora che cavolo... Va bene per quasi tutte le situazioni, tranne quelle estremamente sportive, dai. Ah, va bene, ok. Quindi va bene per me. Va bene per te. Gigi, ciao Allega Crumbiccola. Mi piacerebbe vedere al polso di Davide lo Zodiac Super Sea Wolf Pro Diver con quadrante full lume. Se non fosse possibile, basterebbe quello con il quadrante nero. Un abbraccio a tutti. Ciao Gigi. Eccolo qua, questo qua è il quadrante full lume. Sì. Siamo sicuri? Sì. È così verde? È così verde. Tende al verde, perché se noi siamo abituati a vederli magari bianchi o giallini, questo qua invece è tendente al verde. Evidentemente si può fare di tutto e di più. Ora l'ideale sarebbe vederlo al buio, ma se noi mettiamo il buio, cioè Piero non sa leggere neppure con la luce accesa, figuriamoci al buio, quindi ci accontentiamo così. Bracciale bello, assai anche. Sì. No, ma tutto l'orologio sinceramente, pur avendo questo quadrante molto sparato, è veramente bello, accattivante. Stiamo parlando di un orologio sportivo, sicché ovviamente deve avere un'estetica un pochino più aggressiva rispetto al Villervetta che abbiamo visto prima, per esempio. Questo qua è chiaramente sportivo. È l'antipodi dell'altro. Certo. Andrea, buongiorno. Esiste per caso una newsletter per rimanere aggiornati su tutte le novità della gioielleria? Per esempio, appena sono disponibili degli orologi usati? Grazie, un saluto a tutto il mitico trio. Eccola qui la newsletter. Si chiama Davide. Ah, prendi due... No, facciamo vedere alla fine. E così le vedono tutti, intanto andiamo avanti con le domande e dopo dedichiamo 5 minuti finali. Ah, quindi alla fine faremo vedere gli orologi usati. Sì, alla fine facciamo vedere gli orologi usati. Chi è interessato a quel tipo di orologi, appena vedete il video chiamate subito. Non vi prendete quei 2-3 giorni di tempo perché potrebbe essere tardi. Sì, ma è perché il discorso è che... La domanda in sé sarebbe quella, perché non li metti sul sito web, capito? Perché non vanno via subito. Non hanno il tempo. C'è tempo. Antonio Gallo, l'Oris 65 acciaio e bronzo, come quello che ha acquistato Davide, risulta sold out, ma si riesce ancora a reperire per un affezionato amico del canale? Su qualche altra gioielleria online si trova ancora, ma preferirei acquistare dal sempre professionale disponibile Giacomo. Un caro saluto a tutti, Love. Allora, come quello di Davide con il quadrante blu, non esiste più. Abbiamo provato anche a reperire qualche pezzo in casa madre, ma sono esauriti in tutto il mondo. E poi logico, c'è qualche mio collega che l'ha lì stagionato nel magazzino, però non è il nostro caso. Noi invece siamo riusciti a reperire delle versioni con il quadrante tabacco, che a differenza di quello che ha Davide ha la lunetta in alluminio smaltato e non la classica lunetta full bronze, e mi sembra che ne sia rimasto un pezzo, però da confermare. Se vi interessa chiamatemi, perché qui siamo in tanti, magari qualcuno se l'è venduto e non mi ha avvisato. E Bricconcelli. Bruno Sauncella da Brescia. Ciao ragazzi, c'è a breve qualche novità riguardo il Breitling Navi Timer? In più mi chiedevo se ne può vedere uno al polso di Davide, giusto per contemplare il bello. Grazie, un abbraccio. Mamma mia, che lettura, Piero. Sì. Allora, visto che vuole contemplare il bello, gli facciamo vedere il top. Aspetta. Del top del Navi Timer. Prima ve lo faccio vedere il lato B, eccolo qua. Full gold, completamente d'oro, Lato B, che curve, eh? Sì. Sì, questo qui ovviamente è la versione in oro, è la versione più rappresentativa del Navi Timer, anzi addirittura la versione più rappresentativa sarebbe lui con il bracciale in oro. Non vi dico neanche il prezzo perché potrei creare degli svenimenti visto anche il caldo. E, questo qui nello specifico è un 41 mm, sicché sul polso di Davide, che è circa un 19, non occupa proprio tutta la superficie del polso. Volendo, come sapete, esiste anche 43 mm e 46 per i più dotati. E questa qui ovviamente è la versione cronografo, che è l'orologio iconico di Breitling. Poi Navi Timer è una famiglia di prodotto, dove all'interno trovate i cronografi, ma trovate anche le versioni solo tempo e ultimamente l'inserimento dei GMT,
Le altre versioni sono da 40 mm, tra l'altro molto belle, con dei quadranti molto molto particolari. Hanno fatto dei verdi, hanno fatto degli azzurrini, il classico azzurrino che usano loro, che solitamente usano sulle versioni ice blu. Sì, che ecco, potete dare un'occhiata online. Le versioni cronografiche montano la meccanica di manifattura, sicché sono leggermente più costose. GMT e solo tempo no, sicché diventano orologi anche più accessibili dal punto di vista prezzo. Not bad, questo qua. 19.200 euro, Piero. Bene. Bello, bello, bello. Non ne compro due, però. No? No. No, oggi no. Federico, buonasera. In termini di prestazioni, che differenza c'è tra un calibro rifinito top grade e base? Grazie, ciao. In termini di prestazioni, dici, le prestazioni sono presto dette. La precisione dichiarata è migliore in quello top grade rispetto a quello standard. Semplicemente viene controllato, viene regolato anche su quattro posizioni, quello top grade, che poi sarebbe quello che va anche a fare il COSC, no? Il top grade. Come prestazioni, poi ci sono anche i materiali utilizzati che sono migliori, le finiture sono migliori, insomma è migliore. In termini di prestazioni, quello che ti puoi leggere nero su bianco è la precisione dichiarata, la marcia giornaliera dichiarata, che è differente. Poi c'è tutto il resto, c'è tutto il sottobosco che porta a quello. Sì, stiamo parlando di un Sellita, vi devo dire la verità, ormai viene montato nell'80% dell'orologeria. È una meccanica ipertestata, sinceramente dà sempre pochi problemi, sicché diciamo è un vezzo migliorativo il top grade, però secondo me se ne può fare tranquillamente. Ma io preferisco come per esempio Calamai, che utilizza il top grade, il Sellita top grade, è più preciso. Sì, è più preciso, però in termini poi effettivi è una precisione. Insomma, il mio Oris Diver 65, cioè la Sellita SV200, mi va avanti di 12 secondi al giorno. Okay. Se invece mi ci mettono dentro un top grade, devi essere sicuro che sta dentro i 5. No, ma perché sei anziano, ti muovi poco. No. Sta lì a fare video mattina e sera, sta così, capito? No, se è un movimento base, le specifiche sono più ampie, ti può capitare quello più preciso e quello meno preciso. Se è un top grade si restringe tutto, no? Sei sì, più sicuro. Sì, costa sì, di più, ma... poi costa di più. Sì, poi alla fine lo trovate caricato sul prezzo di listino, la differenza. Francesco, un caro saluto a tutti e grazie per i bei contenuti che portate. Sto valutando l'acquisto di un Villervetta Heritage. Come vedete il modello in particolare e le varie collezioni del marchio? Pensate che il suo percorso stia prendendo la giusta direzione? Grazie in anticipo. Beh, l'Heritage è quello che abbiamo fatto vedere prima. Questo qua. A meno che non parli del nuovo crono che dovrà uscire. Villervetta Heritage. Vabbè. Questo qua è Dynawind. Questo è Dynawind. Se poi vi facciamo vedere che mi è arrivato un catalogo. Si sta parlando molto di... Infatti, ma lui più che altro è una scusa per chiedere come sta andando Villervetta. Villervetta, diciamo, sta andando bene, è un'azienda che ancora è in una fase di crescita. Le collezioni che ha fatto fino ad oggi hanno funzionato bene, sono piaciute al pubblico. E deve consolidarsi, ecco, questo è il passo successivo. Perché in una fase di lancio... tutto è bello, tutto è piacevole, e poi dopo l'azienda deve, una volta costruite le basi, deve cominciare a costruire il grattacielo sopra. Quella è la parte più difficile, perché dovrà sviluppare nuove collezioni, nuovi modelli, fare dei contenuti nuovi. Quella è la parte più difficile, cioè fare una collezione iniziale, secondo me, è la parte più facile. Però per ora l'hai indovinato, perché per ora questo modello con il cronografo e il Jumbo sta... Cioè... No, soprattutto si è posizionato su una fascia prezzo molto interessante per il pubblico finale. Quello sì. Questo è quello che conta, perché sia nelle versioni Dynawind, sia nelle versioni ovviamente dei Jumbo, nelle varie... tipologie, avete ancora un prezzo molto accessibile. Ecco, quello che incrocio le dita e spero che l'azienda nella crescita poi non aumenti i prezzi. L'unica timore, sì, perché ultimamente abbiamo visto dei rincari molto pesanti su alcune aziende. Logico che soprattutto in un momento come questo, che c'è
diciamo, una crisi, il costo della vita è aumentato del 30 e del 40%, l'orologio è una passione, è uno sfizio, però ovviamente non è il pane, e tante marche stanno ovviamente subendo un po' il contrappeso. Andrea, ciao al Magico Trio, qual è il diver di maggior successo tra i marchi presenti in negozio per quest'estate? Ciao a tutti da Genova. Ah, qual è il diver di successo? Ora ti verrebbe da dire il Mid Ocean Star 39, perché però è uscito ora, è per quello. Sì, allora, sono sempre restio a prendere i momenti di lancio di un prodotto come... Il Legend Diver, che è già un po' che fuori, magari quello va. No, il diver più ambito, diciamo, con una fascia prezzo intermedia, è il Longines Hydro Conquest. Ah sì? Sì. Perché non solo ha un'estetica molto accattivante, no, non l'ho preso perché non sapevo la domanda. E non solo ha un'estetica molto accattivante, ma una fascia prezzo che permette già di accedere a un marchio di livello superiore. Sì, tra l'altro, Hydro Conquest è un prodotto che ancora è rimasto all'interno della famiglia Longines, ancora ben accessibile come prezzo, perché non ha ancora fatto quel passaggio, diciamo, ai livelli superiori come tante altre famiglie all'interno di Longines. Sì, che ancora ad oggi, finché non verrà modificato e fatta una versione sostitutiva, Hydro Conquest è un bello orologio che si acquista ancora con dei prezzi. Ma comunque è sempre stato più basso degli altri. Mi ricordo quando c'era ho preso lo Skin Diver, costava già sopra i 2000 e l'Hydro Conquest era sempre la soglia dei 1000. Sì, ma perché già Skin Diver, sì, vabbè, lo Skin Diver fa parte dell'Heritage, magari. Sì, fa parte dell'Heritage, aveva delle costruzioni un pochino più particolari, sì, che ecco, anche delle rifiniture un pochino diverse. Vabbè. Edo 7, ciao ragazzi, si vocifera che Rolex dopo oltre 10 anni lascerà la sponsorizzazione unica alla Formula 1. Tra i probabili successori si parla anche di Tag Heuer. Se questo accadesse, che ripercussioni avrebbe sul blasone del marchio e di conseguenza sugli listini della casa Love? Niente. Fa tutto parte del marketing. Ora, Rolex sponsorizzava la Formula 1 nel senso generale. Se avete mai fatto caso, quando c'è la partenza della Formula 1, inquadrano sempre l'orologio Rolex che arriva a sposta la lancetta di minuti sullo zero per partire il giro di ricognizione, no? Però ci sono anche certi gran premi che sono veramente sponsorizzati esclusivamente da Rolex. Non so se quello cambierà, perché c'è il gran premio Rolex di, non mi ricordo il nome, oppure c'è il gran premio MSC Crociere dell'Emilia Romagna. Ogni gran premio è sponsorizzato da una casa, quindi sì, non so se va a cambiare. Sì, perché Rolex per la Formula 1 era anche timekeeper, cioè sì, vuol dire che era il cronometrista ufficiale. Come Omega delle Olimpiadi, per esempio. Sì, no? Perfetto. E ora diventerà il gruppo LVMH e tutti presumono che sia Tag Heuer quella che è più sportiva, sì, che andrà. Sicuramente. Perché sennò ci sarebbe anche Hublot, potrebbe esserci. No, allora l'abbiamo già visto durante il Gran Premio di Monaco, che loro avevano fatto, tra l'altro avevano anche un grande schermo sul porto dove pubblicizzavano Formula 1, perché poi loro sono anche sponsor legati a Red Bull. Sì, che ecco, sicuramente faranno un inserimento un investimento massivo, diciamo. Sono 150 milioni di euro a stagione. Sì, allora, per rispondere alla domanda, secondo me non cambierà niente, anche secondo me. Anche perché vi voglio dire questa cosa, sì, a livello di immagine ovviamente vuol dire tanto, ma voi comprate un Rolex perché guardate l'orologino che fa partire a Formula 1? Non penso. Allora perché non sarà più Rolex e sarà Tag? Non vi comprate più Rolex e vi comprate Tag? Io penso che le persone comprano quello che gli piace, quello che reputano più interessante, anche perché, parliamoci chiaro, Tag Heuer non sarà mai un Rolex. Cioè, ma neanche se va sulla luna e torna indietro su una gamba sola, non lo sarà mai. Ma perché? Perché ci sono anni e anni di pregresso, di storicità, di prodotto, di investimenti, di marketing che non potrà mai uno sostituire l'altro. Sì, ma anche a livello di catena produttiva, Rolex fa tutto in casa e Tag Heuer, per esempio, no. Quindi... Tanto più vi dico una cosa, cioè, io che sono del mondo dell'orologeria, io abbino dei prodotti a dei segmenti che possono essere sportivi, commerciali. Vi dico la mia, Rolex con la Formula 1, secondo me non ci ha mai azzeccato niente.
Col tennis forse lo vedevo già meglio, con le regate storiche o con le regate con la vela lo vedo già meglio, perché la vela è un mondo un pochino più aristocratico, di lusso. Allora, se vogliamo parlare ovviamente di valutazioni, di valore dell'orologeria, lo vedo meglio abbinato a questi sport qui. E se pensate che Formula 1 è un po' l'alter ego del MotoGP, sono sempre i motori, sono ovviamente le edizioni più interessanti, cioè, una su due ruote, una su due, dall'altra parte c'è Tissot, sì, che ecco, livelli di prezzo totalmente diverso, eppure il MotoGP è totalmente sponsorizzato da Tissot, vediamo le scritte da tutte le parti, che vediamo bene che cambia poco la sponsorizzazione. Sì, però un pochino magari la percezione di Tagoyer aumenterà nelle persone, secondo me, un pochino. Cioè, non tanto da far aumentare i prezzi di listino. Però a differenza di Tissot, Tissot per esempio ha una collezione dedicata al MotoGP. Sì. Addirittura fa le collaborazioni con i piloti, con il suo caschetto, con la sua confezione. Avete mai visto un Rolex dedicato alla Formula 1? No. No. Allora spendi tanto per comunicare una cosa e non hai neanche un prodotto abbinabile con quel mondo lì. Ha poco senso. Daytona, che però è più per le gare endurance. Perché no, ma io mi ricordo per esempio TAG, che per anni e anni ha sponsorizzato i circuiti dei golf, aveva un orologio per fare golf dedicato a quel mondo lì. Allora, se investi tanti soldi per legarti a un mondo, dagli appassionati, fai qualcosa anche per rappresentare quel mondo. Se lo fai solo perché hai bisogno di investire soldi, perché ti escono anche dagli orecchi, anche no. Potremmo però fare un'altra analisi. Perché Rolex è uscita da quel mondo lì, che ormai è diversi anni che, diciamo, lo gestiva? Allora, o la crisi si è fatta sentire e hanno deciso di fare una riduzione di investimenti e hanno deciso proprio di uscire dalla Formula 1 perché forse è quello che gli dava anche meno ritorno, oppure semplicemente TAG ha offerto di più, essendo un grosso gruppo, LVMH, che comunque sia dietro non c'è solo l'orologeria, ma c'è tanti prodotti che forse li rendono anche di più, magari hanno deciso di investirli, hanno fatto un'offerta più alta e Rolex ha deciso di rinunciare. Ci sta. Paolo, un Longines da donna da regalare per Natale, Piero numero uno. Allora, c'è tanto prodotto da donna e Longines, io vi ho preso quelli che quando il gentil sesso, le signore vengono a sceglierselo, ottiene i migliori risultati, e sono i Master Collection, che tra l'altro vengono lavorati in diverse soluzioni di colore. Qui ho preso un braccialato col quadrante azzurro e sempre gli indici con i diamantini, perché gli dà quel tocco di femminilità in più. Di là, visto che parliamo già di una proiezione natalizia, vi ho preso una versione con il cinturino rosso perché fa molto Natale. Però ecco, lo stesso, questo qui addirittura madreperla e diamantini, molto femminile. Volendo si può allestire anche con il bracciale acciaio. Se poi andate sul sito o Longines o sul nostro, vedete che su questo prodotto qui c'è tutta una miriade di soluzioni. Questo quando parliamo dell'orologio inteso con le proporzioni standard dell'orologeria. Se no, volendo, possiamo andare all'orologio di forma, un'altra famiglia molto venduta è la Dolce Vita, con il suo rettangolare o quadrato, oppure se volete un orologio che vi faccia un pochino più da gioiello, il classico orologio bracciale, c'è anche il Prima Luna. Sì. Prima Luna è una famiglia molto venduta, cassa un pochino più piccola, bracciale in proporzione con la cassa molto molto grande. Perché? Perché vuole avere meno le forme dell'orologio e un pochino più la forma del bracciale, molto più rifinito, sembra di portare un gioiello. Poi di tutte le versioni che vedete c'è l'aggiunta dei diamantini, della madreperla sul quadrante, ma volendo avete anche la lunetta tutta diamanti, potete veramente estremizzarlo, diciamo, fino a farlo diventare un vero e proprio gioiello. Sì, tra questi due io direi che quello con il quadrante madreperla è veramente quello più accattivante, che sì, mi piace di più, anche il contrasto con il cinturino. E poi solitamente i quadranti bianchi sono poco leggibili, in questo caso guardate qua come si legge perfettamente. Sì, ma tanto è vero, ho scelto un Master Collection perché è una delle poche famiglie che vi
vi propone l'automatico. È vero. Perché in tutte le altre famiglie l'orologio diventa un pochino più piccolo di dimensioni e, come ben sapete, quando spiccoliamo troppo la meccanica poi dà problemi di funzionamento, sicché è preferibile lasciarla un pochino più grande. E altro discorso, e questa è una questione prettamente soggettiva, solitamente la donna preferisce un diamantino in più piuttosto che la meccanica, perché interpreta maggiormente l'orologio come gioiello piuttosto che come strumento tecnico. Diciamo che la parte meccanica è più una passione maschile, perché a noi ci piacciono i motori, le meccaniche, tutto questo mondo qui. Però spesso vengono anche signore che assolutamente vogliono il meccanico. Tra l'altro incassano il calibro L888, quello derivato dal 2892, che è il miglior calibro che c'è in casa ETA. Sì. Marica, ciao Davide e Giacomo, mi consigliate un diver da donna polso da 13 che stia nel budget 1000-2000 euro? Grazie mille. PS, non l'ho chiesto a Piero, voi sapete perché? Perché sei incompetente, sto lì, poi lo sappiamo. Ma chi è Marica? E chi è? Boh. Non so chi. Ci abbiamo Davide la donna. Sì. Cos'è? Allora, ho faticato perché quando si parla di Davide la donna, e ce ne sono tanti e ne fanno di tante marche, il problema è che spesso e volentieri sono dei quarzi. Io invece ho voluto cercare un diver meccanico, e allora ho trovato questo bellissimo Norcane, che è una misura femminile, quadrante in questo caso molto particolare, perché è un effetto carbonio verde, e l'orologio ovviamente è un automatico. L'alternativa, ma in questo momento non ne avevo disponibili, era un Oris Aquis da 36. Questo qua da quant'è? Sempre 36. 36? Sì. Allora, o 35, 36 o 35, 1, 2. Allora, no, ma per donna va bene, ci siamo. E volendo si possono avere anche dei diver più piccoli, 33, 34, 32, però il problema è che diventano dei quarzi, sicché anche questo, bisogna specificare che cosa si sta cercando. Anche Longines ha fatto l'Hydroconquest da donna, piccolo, volendo c'è anche il Conquest donna con una misura molto più piccola, tra l'altro allestiti anche con cinturini in gomma, però io in questo caso ho cercato dei meccanici. Il problema quando si parla di meccanici è che tutti gli orologi, sia questo che l'Aquis che avrei selezionato, passano la soglia dei 2000, se non mi sbaglio ci aveva dato un limite, dai 1000 ai 2000, però questo è leggermente sopra i 2000, ma poi c'è l'effetto Giacomo che lo fa rientrare in prezzi più umani. Comunque sì, l'abbiamo utilizzato come esempio per il sesso femminile, ma sono convinto che per tanti maschietti che hanno il polso piccolo anche sto qua va bene. Sai come si chiama, no? La soluzione alla crisi di questo momento, no? Con l'incaro dei prezzi degli orologi, no? Con la difficoltà ovviamente di spendere soldi, c'ha un nome. Qual è? Giacomo. Ah, carina questa. Ti piace? Vabbè, era prima anche... Anzi, noi abbiamo prevenuto la crisi. Noi abbiamo prevenuto la crisi. Bravo, è vero, è vero. Roberto, buongiorno a tutti. Sarebbe possibile vedere lo Zodiac Olympus al polso? Il negozio prenderà prima o poi in concessione il marchio Nevada? Grazie, un saluto. Ancora la domanda. Allora, questo qua, ragazzi, è l'orologio il più iconico, mi piace dire, iconico di Zodiac, no? Al polso, proprio per forza, al polso, lo puoi vedere. E tu fai cascare in terra. Vabbè, intanto intrattenete il pubblico. Eccolo qua, al polso. Allora, questo qua con la data è quello da... Quello più piccolo, quello da 37. 37. Però 37 va bene. Sì. Perché c'ha questa forma di cassa così geometrica, un po' cassa da morto, diciamo. È bello questo. Bello, sì, molto carino. Tra l'altro mi piace anche questo allestimento di colore. Eccolo qua, al polso te l'abbiamo fatto vedere, come diceva... Sì, ora se vuole gli rispondo anche alla domanda... Fondello chiuso. Nevada.
Sì. Ah, c'è una domanda su Divada. Perché? Sai quante ne cancello di domande che mi dicono ma perché non prendi questo? E quello, allora, sempre i soliti, capito? No, ok, abbiamo forse già risposto anche una volta. Certo. Noi siamo stati su, durante le fiere, in Svizzera abbiamo già preso Nevada, perché effettivamente abbiamo già fatto l'ordine, poi dopo per fare l'ordine di Nevada devi comprare un tot di orologi. Torniamo in Italia dopo circa 2 mesi dalla fiera, ci contatta la ditta e ci dice che sono pronti i primi Nevada, i classici cronografi, quelli più venduti, per la spedizione. Allora considerate che io avevo in ordine tipo 12, 13, 14 cronografi, loro mi scrivono e mi dicono che ce n'è pronti 6. Tra l'altro i carica manuale, sapete che in Nevada lo stesso orologio viene prodotto carica manuale o automatico. Oggi per comodità il più venduto è l'automatico. Sicché io faccio una domanda, ho detto, ma e come mai sono pronti? Perché è un'azienda piccola e ha poche capacità di produzione. Sicché, che cosa è successo? Dopo 2 mesi mi dicono che sono pronti i carica manuali, si era circa giugno, l'entrata di stagione, e dico, sì, ma quando mi consegnerete gli automatici? Ah no, vabbè, ormai è a settembre. Allora, 3 mesi di stagione più 2 che ho aspettato dal momento dell'ordine, 5 mesi per avere degli automatici. Allora, per nostra prassi, come funziona il nostro sito? Per nostra prassi, quando acquisiamo un marchio, ma perché semplicemente siamo concessionari autorizzati del marchio, carichiamo tutta la collezione. Tanta l'abbiamo in negozio, tanta ovviamente chiamiamo l'azienda e la ordiniamo, perché spesso e volentieri, come è successo in questo caso, ma come succede spesso con tutte le aziende di settore, neanche loro che sono la casa produttrice hanno tutti i modelli in magazzino. Figuriamoci noi che siamo più piccolini, siamo un negozio, non è possibile averli tutti. Poi magari ne abbiamo uno, lo vendiamo, e il giorno dopo mi chiama un altro cliente, lo vuole, perché succede spesso la replica dell'ordine, e chiami su e ti dicono, ah no, cioè 6 mesi, 5 mesi, perché sono in produzione. Allora vedete bene che poi voi vi stufate, fate l'acconto, ma io pensavo che ci fosse subito, ma io per Nevada non ho voglia di aspettare 6 mesi, avete ragione. Allora io ho fatto un passo indietro, ho annullato l'ordine e non ho preso Nevada. Qualche mio collega si è lanciato, vedo che stanno spuntando in Italia, io non le prendo, anzi, visto, mi fa piacere che mi facciate questa domanda, perché stiamo facendo selezione in negozio. Noi siamo stati dei precursori, voi lo sapete, in Italia, alla ricerca di tanti marchi, ovviamente, piccoli, indipendenti, che ci potessero dare un'alternativa a quello che è la classica orologeria che vediamo più frequentemente nelle vetrine, ma ora è il momento di fare il passo indietro. Perché? Ci siamo accorti che tante piccole aziende che hanno voluto allargare il mercato non ne erano pronte. Allora che cosa hanno fatto? Stanno usando i vostri soldi per strutturarsi. Il problema è che strutturarsi è un procedimento lungo, se non hai le spalle larghe, e complesso. Serve l'assistenza, serve una rete di distribuzione particolare, serve ovviamente un magazzino capace di poter poi dopo servire tutti i concessionari che è aperto. Invece la golosità, chiamiamola così, di queste aziende le porta ovviamente ad allargare la distribuzione senza strutturarsi. Questo che cosa vuol dire? Io vi vendo l'orologio, voi avete un problema, bisogna mandarlo in assistenza e c'è il niente. Devi rimandare l'orologio in casa madre, perché non è stata aperta l'assistenza in Italia, con una spesa che non vi dico neanche. L'orologio viene fatto da degli orologiai che poi lavorano esternamente o internamente, ma partecipano un po' alla produzione, un po' all'assistenza, vengono fatti veloci, ritorna l'orologio, magari l'orologio non è stato fatto bene, oppure magari caos. Allora io da oggi sto facendo una selezione anche delle marche che avevo preso io, perché voglio darvi un servizio sano, e siccome sono qui a lavorare voglio darvi un servizio che non rubi soldi a voi e non rubi soldi a me, perché anche la gestione del post vendita ha dei costi. Allora se io vi voglio trattare bene e poi alla fine devo
gestire delle rogne che indispettiscono voi e mi fanno perdere il cliente e mi levano anche dei soldi di tasca, anche no. Sicché oggi vogliamo solo aziende che abbiano la capacità di affrontare il mercato. Di conseguenza anche di quelle che ho io qualcuna verrà epurata. Michele, ciao Davide, per caso il nuovo MK4 di Orologi Calamai è già in vendita? Perché nel sito è presente solo il vecchio MK3. Un saluto a voi e al grande Piero. Ciao Michele. Ciao, sì, abbiamo l'MK4. Sì, bisogna tirare gli orecchi a Francesco. Ah, perché ancora, poverino. Francesco è d'oro, però ogni tanto una strigliata gli va fatta, perché noi stiamo già vendendo gli MK4 da un po' di tempo, ma lui ancora non ha adeguato il sito, ancora ai modelli vecchi, e finché non mette fuori le foto ufficiali anche noi facciamo fatica a caricarli. Possiamo fare delle foto a quelli che ci passano per il negozio, però ovviamente non sono foto bellissime. Sicché strilliamo un pochino Francesco, che ne vuol far troppe. E ma qui c'è, via. Ma noi ce l'abbiamo, sì, ce l'abbiamo anche in diverse colorazioni, molto bello, orologio che abbiamo già cominciato a vendere. Addirittura non abbiamo ancora caricato questo sul sito e stiamo già prendendo prenotazioni per il GMT. Ah, sì? Siamo già avanti e stiamo prendendo prenotazioni. I primi arriveranno verso fine settembre, sicché presto che tardi. Enrico, si può avere una comparazione al polso con il nuovo Seiko 62 Mass e il Marine Master 200 GMT? Grazie, siete fantastici, forza Piero. Eccoli qua, praticamente abbiamo la cassa 62 Mass con il nuovo Marine Master GMT, che è questo qua verde. Vedete che c'è la quarta sfera. Poi la comparazione al polso. Allora, il nuovo 62 Mass ha la cassa leggermente più piccola rispetto al suo predecessore, e mezzo millimetro, sicché ecco, poca cosa, rimane un pochino più compatta. Questa è la nuova colorazione che hanno fatto, che tra l'altro assomiglia all'SPB 147 che c'era prima, o 143, insomma, sì, uno del genere. E questa è una versione in tiratura, viene venduta con un cinturino aggiuntivo in tessuto elastico all'interno della confezione, orologio molto particolare. E quell'altro invece è il GMT, derivato dalla cassa, no, Marine Master, ma dalla cassa Mini Marine Master, con l'aggiunta del GMT. Allora, devo dire che comparando questi due orologi, sono due orologi totalmente diversi. Sì. Io preferisco la cassa del 62 Mass, sapete che io sono un po' più magro. Da sempre innamorato degli SPV 143, 147, 239, c'hanno tutti un sacco di nomi, poi praticamente l'orologio è quasi sempre lo stesso. Però questo come cassa è molto particolare, perché sì, ha tutte queste superfici sfaccettate, questo bisello. Ho fatto la recensione bello. La lavorazione della cassa è sublime, però come forma preferisco quell'altra, è un pochino per il mio gusto occidentale, capito? Questo è molto più giapponese, questo orologio qua. Comunque, la comparazione al polso è questa. Poi a livello tecnico si equivalgono. Ora hanno tutti la data tra ore 4 e ore 5, lo vedete, tutti i modelli hanno iniziato a mettere il datario lì per lasciare visibile l'indice a ore 3, come dice le specifiche ISO per lo standard degli orologi da immersione. Francesco, complimenti per i vostri video. Potreste fare un confronto tra Hamilton Khaki automatico 38 mm e il Jazzmaster Performer auto 38 mm? Grazie, un saluto all'amico Piero. Ciao Francesco. Altra comparazione che non ci azzecca niente. Niente, forse per il prezzo. No, per la misura, 38 e 38. 38 e 38, che sì, però a dire la verità sembra più... No, dai, sì, no. Sì, allora intanto il Jazzmaster è un pochino più sottile. Ah, sì? Sì. Ma più sottile nel senso di visivo? Sì, forse visivo, ma anche per come è fatta. È una cassa un pochino più a cuscino, quella del Jazzmaster, sì, sicché come effetto ottico sfila un pochino di più. Le anse più corte, probabilmente è più facilmente sì, portabile rispetto a questo. Poi, come sappiamo tutti, il nero ha un effetto... riducente, chiamiamolo così, sicché il bordino in alluminio smaltato nero
dà questo effetto di riduzione, sì, della misura, a differenza invece della lunettina color acciaio, nel caso ovviamente del khaki field automatico da 38, per distinguerlo dal carica manuale è lucida, sicché gli dà ancora più luminosità, nell'effetto ancora un pochino più ad ingrandire. Sì, sono due orologi sportivi, di eleganza non è il loro punto forte, però classicamente questo qua è un orologio militare, di stampo militare, questo qua meno, più urbano, come l'ho definito io, un orologio più urbano, più adatto alla città, e lo si evince anche dal fatto che la chiusura a scatoletta dell'Hamilton, del khaki field, mentre qua è farfalla, che è più elegante, anche se l'orologio di per sé non è il campione di eleganza. Ma sono due orologi differenti, spero ti sono piaciuti. Ma io sinceramente ora magari sono un pochino stufo del khaki field, andrei sul Jazz Master Performer. Ma secondo me sono due orologi che hanno un'estetica diversa, secondo me si possono usare anche in occasioni diverse. Il Jazz Master secondo me è un orologio un pochino più elegante. Sì, appena sì. Il khaki field è un orologio prettamente militare con i numeroni, sicché insomma. Andrea, ciao mitico Piero, un saluto a tutti voi. Una o più proposte di orologi con quadrante verde sotto i 2000 euro? Grazie mille. La marea ce l'è. Sì, no, vabbè, whisky. Tutti verdi, tutti fanno tutto verde. Allora, no, non è quello. Questo avevo preparato. Poi volendo il GMT che ci avevamo prima, sì, ci sta dentro. Se vogliamo anche il Doxa che abbiamo visto prima. Ormai la fanno tutti verde. Allora, il verde, soprattutto sugli orologi sportivi, è diventato il terzo colore che trovate in tutte le collezioni. Il diver è sempre stato caratterizzato dal colore nero o blu. Ora si è aggiunto il verde. Ovviamente, ritorniamo sui soliti discorsi, ha lanciato la moda la Rolex, quando fece ovviamente il cinquantenario del Submarine, uscì ovviamente il ghiera verde, e poi tutte, un pochino per emulazione, un pochino tutte le aziende hanno tirato fuori i loro verdi. Oggi è diventato un colore sfruttatissimo. In tutte le collezioni trovate un colore verde, poi ovviamente ognuno usa il suo. Cioè verde? Sì, già qui hai tre tonalità di verde differenti. Un degradé granulato, quello verde piano. Ondulato, il mid è ondulato, qui addirittura un verde salvia, sì, lo definirei. Poi ci sono gli Oris Diver 65 che col verde ci giocano una maniera. No, anzi addirittura ne avevo preso uno da farvi vedere, perché si distingue totalmente da tutti gli altri. C'è anche un orchè in verde, guarda, a parte che... Va bene, viva il verde. Michele da Modena, ciao a tutti, mi piace molto il Presage SRPL09J1, potete farmelo vedere e dirmi le vostre impressioni a caldo, grazie mille, ciao a tutti, love. Oh. Levali le plastiche così si vede bene che è veramente bello il bracciale, cioè questo è un orologio che è per quello che costa, bellissimo. Il bracciale, eccolo qua, è satinato al centro, bello. È lucido ai lati, sì, è bello questo bracciale qua, guarda. Sì. Ed è bello anche come prezzo, il prezzo è bello. Sì. 5,90, pensate, poi c'è San Giacomo. Già. Cavolo, è bello anche come quadrante, perché sto qua sono quelli 60 style. 60 style. Quelli con la lunetta numerata così, non sono quelli... Hai clonato una parola nuova? 60 style. Ah, 60 style. Ma non si chiamano così. Va bene, è bello comunque. Mi piace il fatto che abbia la lunetta numerata che riprende gli indici dei minuti. Il quadrante blu. Quadrante blu, ben leggibile. Il calibro che cos'è? 4R36? Sì. 35 se è data semplice, 36 se è the date. Oh, sì, 4R35. Dai, carino questo qua. Antonio, la claps della chiusura sullo Zenith. Cos'è? La claps? La clasp. Lo devo rifare? No, vai avanti così. La clasp della chiusura sullo Zenith è il Primero Revival A384. È possibile vederla e vedere anche al polso di Davide come veste l'orologio? Grazie, vi seguo sempre, siete super. L'amico Piero è il top. E talmente top che
Allora, eccola qua, la chiusura è quella che è stata modificata. Modificata perché nella precedente versione era incriminata in quanto molto sottile, che andava a riprendere quella vintage, no? E la scusa era sì, ma quella vintage deve essere sottile, bla bla bla. Oh, hanno tagliato la testa al toro, ti hanno fatto la cerniera interna bella, spessa, robusta, una chiusura al passo con i tempi. L'orologio lo conoscete, questo qua. Ci sono tante versioni della 384 Revival. C'è anche quella Lupin. Sì, c'era tutta una serie di tirature limitate che sono state vendute direttamente da loro sul sito. C'era una versione ovviamente anche lì, verde, allora, mi sembra, che hanno venduto loro. Quelle diciamo in commercio sono la versione Panda, che è questa che state vedendo, e quella con il color tabacco. Tabacco. Ora uno dice, polso a 19 cm di circonferenza, 37 mm l'orologio. No, non va bene. Guardate un po' qua se non va bene. Sì, va bene. Perfetto. L'eleganza in persona. Un po' quella sfera rossa lì. Io sono stato il primo a lamentare della clasp. Della clasp, clasp. Ho lamentato il problema. Hai lamentato? Ho lamentato. Mi sono già lamentato. Ho lamentato il problema. Lo scatolo. Lo scatolo. Scendi il cane. E piscia il cane. Oh, anche, cioè. Bravo, Piero, ci piace così. Antonio Guzzo, ciao ragazzi, volevo un consiglio per un diver con un budget di 1000 euro, con un diametro abbastanza contenuto. Stavo pensando al nuovo Mido Ocean Star, avete alternative intorno a quel prezzo? No, l'unica alternativa che in questo momento non ce l'ho perché mi devo rientrare è il Tissot. Il Tissot Sea Star 40 mm, che io vorrei, sì, fare la recensione, non mi riesce a fare la recensione. Mi lamento. Niente, sto aspettando, ne devo consegnare anche un piccolo badile e non... sono qui che aspetto. Niente. Anzi, chiedo scusa a casa a chi sta aspettando l'orologio. Ah, chiedeva l'alternativa, quindi c'è il Mido Ocean Star 40 mm, poi sempre su quella fascia lì dai 1000, sono gli Edox. Gli Edox però ti passano i 1000. Vabbè. Cioè, lì, sì. San Giacomo supererà. No, ma lui voleva un orologio 40, piccolo. Ci sono quelli di... ci sono, ci sono da 38. Sì. Hamilton c'entra niente? No, non diver. Ha un prodotto no. Piccolo. Andrea, vorrei regalarmi un diver per il mare. Sono indeciso tra il nuovo Tissot Sea Star da 40 mm quadrante nero e il nuovo Seiko Samurai, sempre quadrante nero. È possibile vederli indossati al polso? Grazie e complimenti per il grande lavoro che fa. Allora, su Tissot abbiamo il solito problema che vi abbiamo detto prima, sto aspettando, non stanno arrivando. E se volete vedere il nuovo Samurai, eccolo qui, molto bello. È 40 mm. Questo qui è 40 mm, finalmente hanno levato la lente magnificatrice che ci aveva anche rotto le scatole. È stato inserito per gli amanti la data tra il 3 e il 4, anzi tra il 4 e il 5 se non erro. L'ho detto, così per tutti. E bello, bello, un pochino più pulito rispetto a prima e sinceramente lo preferisco. Sì, perché è pulito, è più compatto e la cassa del Samurai è sempre stata bella da vedere. Sì, 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 perché ha delle belle linee, molto spigolose, interessante il Samurai. Come vedete Seiko non si lancia nella moda degli skin diver, eh? No, no. C'è il loro stile. No, ma il loro skin diver è il 62 Mass, sì, alla fine, cioè, però non si piega, diciamo, alle mode. Anche perché ha un catalogo talmente vasto dove attingere anche dal passato i prodotti che non ha bisogno di inventarsi niente. Mi si incrociano gli occhi con le referenze a me. Sì, anche a noi. Federico Olimpico, ciao ragazzi, è possibile vedere al polso un Frederic Constant High Life cronografo, possibilmente nella colorazione verde o blu? Pareri sul calibro e la precisione, grazie in anticipo, siete grandi. Non è un calibro loro di manifattura, i cronografi come tanti solo tempo ancora hanno, diciamo, una meccanica di serie, e non vengono ancora prodotti in house. Neanche le pellicole se toglie. È il suo lavoro, toglie lui qua dentro, il suo lavoro è togliere le pellicole. Spellicolatore. Ora lo voleva blu lui, no? Però questo quanti... No, blu o verde? Ah, il verde tra l'altro è l'ultimo che è uscito. Ah. Che vi faccio vedere, ho preso il verde perché è proprio l'ultima versione che è stata commercializzata. La particolarità è la cassa dell'High Life che
ok, bracciale integrato quanto ti pare, ma è la cassa fatta così, è una peculiarità di questo. Sì, tra l'altro questo qui viene venduto con altri due cinturini, uno è un bracciale in acciaio e l'altro è un cinturino in tessuto tecnico, sicché è un orologio che volendo in un pacchetto unico vi offre tre soluzioni diverse. Vi assicuro che montando il bracciale o uno dei due cinturini l'orologio prende tutto un altro aspetto. 3.495. Come vedete i cronografi, c'è qualcosa che costa meno, però poi ovviamente di marche magari anche di livello leggermente più basso. Achille Cremonini, ho letto che dovrebbe uscire una versione del Legend Diver da 39 mm con quadrante e ghiera rossa, è vero? Non lo so, io non lo so, te lo sai? Sì, uscirà, non è un rosso, non è un rosso. Non è un rosso, ma è una colorazione un pochino più tenue rispetto al rosso. A me sembrava rosso. Eh? A me mi sembrava rosso. Non era proprio rosso. Era, se vuoi possiamo dire, anche il colore. A mio parere è un color mattone. Sei sicuro? Io me lo ricordo il rosso acceso. Bello, che figata che doveva. Sembrava una bandiera italiana. Sembra però, sempre. Va bene, sembra. Dai. Sembra. Più o meno si uscirà qualcosa di... Secondo me ci ripenseranno. Davvero? No, so. Dopo questa cosa sì, non lo fanno uscire più. Fatto. Vabbè, dai, Piero, vai avanti. E gli usati, abbiamo finito. Ok, abbiamo finito. Allora vi prendiamo gli usati, ve li mettiamo qui, così le lavoriamo meglio. Uno è proprio dato a Piero, proprio di quelli che glielo vedo bene. Eccoci qua. E uno dato a me. Avevi detto di no, che non mi stava bene. Eccoci qua. Allora, questo qua... È adatto a te questo qua, no? Lo prendo un attimino così con le pinze. Questo proprio nel tuo polso, la morte sua. Perché io sono una persona elegante. Il Blancpain Villeray. Blancpain Villeray, orologio storico, cassa storica ovviamente di Blancpain. In questo momento, come tutti gli orologi classici, non vive... diciamo di tantissima richiesta, perché comunque sia voi sapete che è il momento degli orologi sportivi, il periodo storico richiede più orologi sportivi che classici, però a mio parere l'orologeria è questa. Oh, calibro di manifattura, guardate qua. Quando voi vi vestite, perché volete portare un orologio importante, vi vestite eleganti, volete andare a una bella cena, avete un abito, una camicia... col polsino anche molto stretto, qui avete un ultrapiatto che veste perfettamente sul polso, addirittura questa qui è la versione braccialata, come potete vedere il bracciale ha una maglia morbidissima. Sì, è veramente consistente, la prima cosa che ho notato è che mi aspettavo, guardate com'è, mi aspettavo di sentire qualcosa di sferagliante, non di leggero, invece è veramente fatto bene questo bracciale, simil trama shark. Chiusura farfalla, che tanto io non ci riesco, là, con i numeri romani così non è che rientri a pieno nei miei gusti. L'orologio ha un 40 mm, praticamente è un tutto quadrante, perché non il bordo cassa è ridotto al minimo, funzioni dei date, perché a giorno e data. Chiusura farfalla, maglia. Chiusura farfalla, maglia è stupenda. Elegante e leggermente sportivo però. Magari ci metti un cinturino in coccodrillo e cambia completamente. Sì, sicuramente, ma infatti sono le due versioni con cui lo trovate ancora in catalogo questo orologio, che è un orologio di produzione recentissima e tra l'altro anche questo usato ha pochi mesi di vita. Questa facciamo vedere, mettiamo qui. È la scatola ovviamente dove viene venduto l'orologio, cioè già quella è un gioiello. Sì. Poi prendiamo l'orologio, questo qui è un orologio che costa intorno ai 15.000 euro di listino, poi ovviamente se volete potete venire a vederlo, con pochi mesi di vita potete risparmiare un sacco di soldi. E poi abbiamo un Mido. Un Mido. Che giunge anche questo, ecco questo qua facciamolo vedere che almeno. Sì, sì, quello lì. C'è sì. Anche il cinturino aggiuntivo. Sì. Perché questo qua è abbastanza tecnico nel senso di... È in cordura, in canvas. Sì, è un tessuto tecnico, un canvas. Poi i canvas maggior parte sono sintetici perché ovviamente devono resistere anche all'acqua. Non mi riesce. Ah, si fa così? Sì. L'ho fatto prima io quando l'ho... Ho provato. Oh, eccolo qua. Guardate, un cronografone laminato oro.
che non è nemmeno tanto spesso, vero? Sì, per fortuna hanno creato quella smussatura, sì, smussatura sotto che allenta un pochino lo spessore dell'orologio. Ovviamente qui abbiamo un Valjoux 77-50 che sappiamo che ha una meccanica abbastanza spessa. L'orologio è veramente bello per chi ovviamente ama la laminatura. Che famiglia è questa, Baroncelli? No, questa qui deve essere una Multifort. Ah, il Multifort, sì, che è più sportivo, più... Oh, c'ha il suo bel diametrino, al polso. È un 42 di diametro, che ne ha, per essere un cronografo abbastanza contenuto in linea con quello. Magari perché è tutto quadrante. Sì. Sportivo, però d'oro così. Day-Date, beh, però molto elegante, anche qui prezzo di listino ovviamente passa i 2.400 euro, ve lo potete portare a casa con una cifra molto più bassa, che potete anche lanciarvi in una spesa, anche se non è magari l'orologio dei vostri sogni, sì, diciamo, però lo volete avere in collezione. Un cronografo con 77,50 sotto i 1000. Sotto i 1000, sì, sotto i 1000, sicché potete starci tranquillamente. Quasi nuovo, cioè non è che quasi nuovo, scatola garanzia ancora da consumarsi, si può dire, perché vi dico anche questo, ha pochi mesi di vita, cinturino in tonso, sia quello che monta sopra in cordura, sia quello aggiuntivo ma indossato, sicché potete starci. Ecco. In tonso, Piero, cosa vuol dire in tonso? Non lo so, però è bello. Veramente bello. Lo so. Piero, facciamo il finalino? Sì. Facciamo tutti insieme? Sì. Vuoi venire anche te? Sì. E allora muoviti. E niente ragazzi, eccoci qua. Finalino come duopo. Io vi ringrazio per essere arrivati fino qua, spero vi siano piaciuti gli orologi che vi abbiamo mostrato, spero vi sia piaciuto il commento sensato che ha fatto il nostro amico Giacomo, spero vi sia piaciuto il modo di leggere del nostro povero Piero, che purtroppo dobbiamo portarcelo dietro sempre. E da vi ricordo, contratto, da contratto. Vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi che come sempre sono, quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love. Love non è dall'altra parte.